Sono Paolo Berdini, mi occupo di città, sono un urbanista, e questo fino a ieri. Da oggi mi occupo dell'urbanistica dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi. I problemi di Roma sono tutti dentro una parola: l'abbandono del governo pubblico della città. In buona sostanza sono 25 anni che si succedono uno dopo l'altro, interventi che non hanno un'unica regia. In buona sostanza i privati hanno condotto in ogni caso a termine i loro progetti e non c'è stato mai un quadro di coerenze, di capire se quelle zone erano vivibili, se avevano servizi pubblici, di trasporto, se insomma il benessere dei cittadini era dietro l'angolo. E allora noi abbiamo la città che ha la più estesa periferia del mondo occidentale, perché questo purtroppo è Roma, è la periferia più brutta, disordinata e con meno servizi di tutte le altre città europee. Quindi noi scontiamo come un ritardo storico nei confronti delle altre città che invece possono muoversi nel campo degli investimenti in maniera più snella e più efficace proprio perché hanno saputo governare le loro città. Noi abbiamo abbandonato il governo della città. Proviamo a condensare il ragionamento sul futuro di Roma in tre passaggi che credo risolvano un po' l'atteggiamento nuovo che bisogna avere. Il primo, dobbiamo ricostruire la legalità in una città che è sprofondata in mafia capitale. Mafia capitale ha fatto capire che tutte le deroghe urbanistiche, il fatto che io mi metto d'accordo, le compensazioni, eccetera, eccetera, sono legate a una scarsa trasparenza, a un'opacità dell'amministrazione. E noi in tempi questi sì rapidissimi, quindi l'ho divisa in tre perché il primo è proprio immediato, dobbiamo togliere tutte le opacità, cioè la casa del comune deve diventare una casa trasparente, non può essere il luogo del malaffare, come ha dimostrato appunto Mafia Capitale. Il secondo elemento che dobbiamo mettere immediatamente in discussione è che questa città non ha più la vocazione di capitale, cioè noi abbiamo abbandonato troppi progetti che potevano dare lustro alla città e non accogliamo investitori internazionali che non vedono il luogo dove poter far fiorire investimenti. Insomma, voglio dire che le città capitali si connotano nel mondo per il fatto che hanno delle funzioni particolari, cioè che riescono a essere visibili, importanti, perché quella è lo specchio, la capitale è lo specchio di un paese. Noi dobbiamo tornare a essere lo specchio di un paese, abbiamo abbandonato appunto tanti progetti che potevano essere importanti perché portano ricerca, portano lavoro, portano intelligenze dei nostri giovani. Io dico sempre che Roma ha 200.000 studenti, nelle 5 università pubbliche, in tutte quelle private del Vaticano che ci sono. Noi buttiamo via queste intelligenze che purtroppo vanno all'estero. Allora, ricostruire il volto di Roma Capitale è quello che noi dobbiamo fare nel medio periodo, insomma, entro un anno noi dobbiamo dire queste funzioni devono tornare a essere svolte nella città di Roma, che è appunto il punto di riferimento di una nazione che sta cambiando. Terzo elemento è la cosa più problematica dal punto di vista del tempo, dei valori economici che dobbiamo investire, ma è quello che sicuramente, insomma, questa amministrazione porterà a casa. In buona sostanza noi abbiamo la periferia più devastata del mondo occidentale, senza servizi, in alcune zone di periferia non ci sono ancora fognature, non ci sono marciapiedi. Allora noi dobbiamo colmare il divario che c'è tra un centro straordinario che viene visitato ogni anno da 40 milioni di turisti e una periferia che è abbandonata a se stessa nel degrado, dove le aree verdi sono il ricettacolo di ogni sporcizia, dove le scuole, insomma, hanno problemi di manutenzione e dove soprattutto i servizi sociali sono stati cancellati uno dopo l'altro. Allora, ricostruire questo tessuto dandogli la forza, e la forza per me è quella di costruire delle reti su ferro che possano permettere a chi abita a 10 km dal centro di Roma, perché questa è la periferia romana, di arrivare in centro a Roma con un tram comodo in modo da non stare per un'ora, un'ora e mezza nel traffico. Allora, riduciamo le distanze tra centro e periferia perché ricostruiamo i servizi sociali pubblici e
e accorciamo la distanza tra centro e periferia, perché finalmente facciamo abbandonare le automobili, perché mettiamo questi cittadini su una rete su ferro che è non inquinante e che soprattutto porta la qualità che noi vogliamo portare nelle periferie.